Pace e bene. Siamo all'inizio di questa settimana di passione e di gloria, durante la quale contempleremo l'istituzione dell'Eucarestia e del sacerdozio, la crocifissione, la morte e la risurrezione di Cristo. Nonostante le mille difficoltà del momento, vogliamo vivere questi giorni come espressione di una particolare comunione tra noi. Per questo motivo, in questa puntata, prendono la parola il nostro direttore generale dei gruppi di preghiera, padre Franco Moscone, il vice direttore generale, il dottor Leandro Cascavilla, e il dottor Michele Giuliani, direttore generale dell'Opera di Padre Pio, la Casa Sollievo della Sofferenza. Noi ci saluteremo al termine delle loro riflessioni e dei loro auguri. Cari fratelli e sorelle dei gruppi di preghiera di San Pio, sparsi in Italia e nel mondo intero, vi voglio mandare i miei auguri di buona Pasqua 2021 da questo luogo santo, da questa cappellina del secondo piano della Casa Sollievo della Sofferenza, dove il nostro fondatore più volte ha celebrato e ha offerto il sacrificio dell'Eucaristia e di qui ha espresso e ha aperto il suo cuore ad ognuno di noi, ad ogni suo figlio e figlia spirituale. Non avremmo mai pensato di ritrovarci una seconda volta a distanza di un anno a vivere una Pasqua in chiusura e in sofferenza, pieni di difficoltà a ritrovarci, a riunirci, ma è la volontà di Dio di questo momento che ci chiama ad essere testimoni in questa situazione di sofferenza mondiale. Ecco, dobbiamo veramente trasformare il mondo intero, visto che siamo sparsi nell'intero mondo, in una casa di sollievo, in una casa di preghiera. Vi vorrei ricordare alcune delle parole con cui San Pio chiudeva il suo ultimo discorso per il decennale della nascita di Casa Sollievo, e lo faceva guardando più che alla casa proprio ai gruppi di preghiera, definendoli avamposti mondiali di questa cittadella della carità, vivai di fede e focolai d'amore, e stimolava, ecco, a incentrarci e a fare della preghiera la nostra missione continua e costante. Ecco, in quest'anno, in questa situazione dove il mondo intero e la Chiesa è diventato un grande ospedale, un ospedale da campo, come dice Papa Francesco, potremmo quasi pensare che Casa Sollievo si è estesa in qualche modo all'intera umanità, a tutti i continenti, raccogliendo tutti i sofferenti di Covid e non solo, i colpiti dalla malattia, sia e coloro che li cercano di risolvere e di curare, e ogni persona che si trova in ansia e difficoltà. Ecco, siamo da Casa Sollievo come cuore che stimola, che spinge ad offrire, a pregare, a fare carità. La forza della preghiera sta in tanti aspetti. San Pio ci regala ben 9 verbi che ne dicono la forza: muove il mondo, innova le coscienze, sostiene la casa, questa e ogni casa, conforta i sofferenti, addirittura è l'inizio della guarigione dalla malattia e anche dal Covid, santifica il lavoro, in particolare il lavoro dei medici e di chi si dà e rischia la vita per salvare dalla malattia, eleva l'assistenza sanitaria, dona forza morale a tutte le persone, ci toglie dalla rassegnazione e conclude dicendo: sparge il sorriso e la benedizione di Dio. E di questo sorriso e di questa benedizione ne abbiamo tanto bisogno, e credo che ogni gruppo di preghiera, ogni fratello e sorella porti nel suo cuore e nelle sue capacità questa vocazione di essere un po' sorriso e un po' benedizione per tutti, e in particolare per chi sta soffrendo nelle forme più diverse a motivo della pandemia e di questa chiusura. Vi chiudo dicendo e utilizzando le stesse parole
parole di San Pio, che sono parole scelte dalla Sacra Scrittura, da Gesù e da San Paolo. Pregate molto, figlioli miei, pregate sempre, pregate senza stancarvi. Ecco, se questo valeva in tempo, tra virgolette, normale, a maggior ragione vale in questo tempo speciale dove la pandemia ci sembra bloccare, ma non ci bloccherà nel nostro rapporto con Dio e nella carità verso i fratelli, in particolare i sofferenti, anzi ci renderà più forti e più solidali. Questo è il momento particolare, proprio per esprimere la nostra vocazione di figli e figlie di San Pio da Pietrelcina nel terzo millennio, nel 2021. Auguri e buona Pasqua a tutti, senza stancarci, preghiamo e facciamo carità. Il mio augurio a tutti i gruppi di preghiera, a questa grande organizzazione internazionale che da sempre sostiene l'opera di San Pio. Casa Sollievo sta vivendo da 14 mesi un momento difficile, un momento critico della sua vita. Quest'anno sono 65 anni dall'inaugurazione dell'ospedale. E un anno così non so se gli storici ci dicono che sia stato mai vissuto. Siamo in prima linea a fronteggiare questa pandemia, ma abbiamo continuato ad assistere tutte le persone che si sono rivolte a noi, tutti i pazienti bisognosi di cure. Siamo andati avanti con sicuramente la gestione del Covid, ma siamo andati avanti anche con la gestione di tutte le altre patologie, ma ancora con il progresso della nostra ricerca scientifica. Nonostante la pandemia, Casa Sollievo non si è arrestata, non ha segnato il passo, ma è andata avanti con ogni sforzo possibile, con un grande segno di attaccamento dei nostri operatori, che hanno sentito questa necessità della casa di avere un supporto, di avere tanto bisogno di qualcosa che andasse oltre l'ordinario rapporto di lavoro. Quindi io devo ringraziare i gruppi di preghiera che in questo anno non hanno fatto assolutamente mancare il loro sostegno, la loro preghiera, ma anche un ringraziamento agli operatori che hanno saputo, da grandi professionisti, fronteggiare l'emergenza. E il mio augurio a tutti i gruppi di preghiera è quello di una santa, di una serena Pasqua, che una Pasqua che ci vedrà ancora una volta chiusi nelle nostre case, nel nostro focolaio domestico. Probabilmente ci indurrà a riflettere, a fare un po' di bilanci di questi ultimi tempi, ma che ci preparerà a ripartire e a rivederci di persona, come eravamo abituati a fare nei grandi incontri regionali, negli incontri internazionali, ma soprattutto nell'incontro nazionale che facevamo qui a San Giovanni Rotondo. Confidiamo di poterci rivedere subito e poterci scambiare i nostri auguri, ma anche i nostri incoraggiamenti di persona. Buona Pasqua a tutti. Un saluto affettuoso a tutti voi, un saluto che vi porgo dall'interno della Casa Sollievo. Ci troviamo nella chiesa del terzo piano, la nostra casa che Padre Pio ci ha affidati perché noi la sostenessimo. La Casa Sollievo è impegnata adesso pesantemente a fronteggiare l'emergenza Covid e lo fa con tanto amore. Io mi sento molto unito a voi in questo momento, unito soprattutto nella preghiera. Padre Pio ci ha chiesto di sostenere la sua casa soprattutto con la preghiera, questa forza unita di tutte le anime buone, come diceva lui. È fondamentale questo supporto. Continuate a pregare, continuate a pregare. Siamo vicini alla Pasqua e quindi il mio saluto e il mio augurio
pasquale, perché veramente questa Pasqua rappresenti per noi un passaggio dalla morte alla vita. Io ho visto in questo periodo morire tanta gente. Abbiamo bisogno, ecco, di questo passaggio, di ritornare a vivere tutti quanti, ma è anche un passaggio dalle tenebre alla luce, perché presto possiamo uscire dal buio di questo tunnel e riprendere a vedere la luce. È un passaggio anche dalla schiavitù alla libertà, dalla schiavitù del peccato che ci opprime alla libertà dei figli di Dio, quei figli che sanno riscoprire i valori veri, che sanno convertirsi ogni giorno perché siano testimoni dell'amore e della unità, che sono i valori del nostro credere cristiani. E questo l'augurio che faccio a tutti voi, nella speranza di potervi rincontrare e riabbracciare tutti quanto prima e riprendere le nostre attività. Un saluto caro ancora a tutti quanti. Non mi resta che aggiungere sin d'ora i miei più cari auguri, che avremo modo di rinnovare nel prossimo incontro. Vi ricordo semplicemente l'appuntamento di ogni sabato alle 19.30 su canale 145 di Padre Pio TV e in replica la domenica mattina alle 9.30 e il lunedì alle 14. E con l'augurio di Padre Pio, il Signore vi riempia delle sue consolazioni, vi saluto affettuosamente. Arrivederci alla prossima settimana. Pace e bene a tutti.